eccoci qui per un'altra fantastica avventura sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porto ad esplorare la terza capitale più antica di Europa. Ebbene sì, dopo Atene e Roma abbiamo Sofia, in Bulgaria, che è la capitale oltre ad essere la città più grande in assoluto. La Bulgaria è una delle nazioni probabilmente più sconosciute in Europa, dove tanti ne parlano male, ma senza motivo. Sono venuto qui apposta per sfatare tutti questi miti e per farvi vedere che ne vale la pena visitarla ed è bellissima. Quindi iniziamo il nostro giro turistico. Il miglior metodo per spostarsi a Sofia in Bulgaria è la metropolitana o anche tassi. I tassi perché sono veramente poco costosi e ti portano ovunque, mentre la metropolitana ha le scritte in inglese, cosa che ad esempio i tram non hanno. I tram sono solo in lingua locale, quindi li sconsiglio altamente perché non riuscite a capire dove state andando. Lui è il primo tassista che ho incontrato qui. Ricordatevi una cosa: per i tassisti la cosa importante è vedere sulla fiancata se hanno la scritta OK, significa che sono quelli certificati, perché poi ci sono anche tantissimi tassisti abusivi che direi di evitare. Adesso ci stiamo dirigendo verso il centro e andiamo a iniziare il nostro giro a Sofia. Come prima tappa sono arrivato nella cattedrale, luogo di culto più importante della città, la cattedrale Alexander Nevsky, che non è dedicata ad un santo, ma ebbene è dedicata a un personaggio russo che è stato fondamentale nelle guerre contro le invasioni turche per liberare la Bulgaria. Andiamo all'interno che è fantastica. Improvvisamente, mentre cammini per il centro, ti trovi all'interno di questi mercatini di Natale che sono bellissimi, con tutte le decorazioni natalizie, ma la cosa più bella è il vino caldo, il mulled wine, che per la prima volta ho provato quando ero a Shanghai. Adesso proviamolo qua, perché comunque la Bulgaria non è da sottovalutare, ma hanno un vino buonissimo che bisogna provare assolutamente. Assaggiamo. A casa c'è stato questo. Buono. Bulgaria è stata per tantissimi anni sotto il regime sovietico, quindi non sono mai aperti del tutto. Negli ultimi anni stanno conoscendo un turismo di massa, tutti vengono a visitare questo posto, però non sono ancora del tutto pronti, perché la maggior parte delle indicazioni sia sulle mappe che per strada sono solo in lingua bulgara. Quindi organizzatevi bene, perché spesso è difficile orientarsi. Anche i bulgari possono sembrare un po' sgorbutici oppure non amichevoli nel senso di darvi consigli o indicazioni, ma è per il semplice fatto che non parlando la lingua inglese e vedendo tutti questi turisti arrivare nella loro città si sentono un attimo a disagio, però sono delle persone squisite. Per me cercano sempre di aiutarmi nella loro lingua, anche se non capisco niente, ma ci provano. Thank you.
questa zona non distante dall'Hotel Balkan ci sono tre chiese diverse: la chiesa protestante, la chiesa islamica e c'è la sinagoga che ho appena visitato. Una cosa assurda, bisogna citofonare, ti chiedono la nazionalità e in base alla nazionalità decidono se farti entrare oppure no. All'interno ti controllano, ti perquisiscono il corpo, la borsa e tutto il resto. Per me sono un po' delle assurdità, però ognuno ha le proprie leggi. Dai, continuiamo e andiamo a mangiare una cosa. Ristoranti che fanno solo cucina bulgara si chiamano Mehana, quindi se li scrivete sulle mappe dell'iPhone potete trovarli. Io sono venuto in questo che ha ottime recensioni e fa il cibo bulgaro probabilmente più buono di Sofia. Si chiama Izbata e come vedete la parola Mehana significa taverna, proprio come una bella taverna italiana dove si mangia cibo tipico locale. Entri dal cancelletto, ti trovi in un cortile. Adesso andiamo ad assaggiare un po' di cibo locale. Siete all'interno di un palazzo e sembra che non ci sia niente. Speriamo di trovare qualcosa. Abbiamo appena ordinato del cibo bulgaro e non vedo l'ora di provarlo. I piatti sono due: Znejanka e uno yogurt con dei cetrioli tagliati all'interno, cipolle che non mancano da nessuna parte, noci, olio d'oliva e poi sono delle spezie locali. Come secondo piatto abbiamo preso un altro che si chiama Kyopolu, che sono delle melanzane arrostite. Per continuare mi è arrivato del bacon di maiale con delle patate arrostite e cipolla. Un altro piatto che ho ordinato Jesian con il pollo e delle varie verdure grigliate in una salsa di pomodoro mista a cipolla. Ragazzi, il cibo era buonissimo, super condito, molto pesante, strapieno di cipolla. Volete sapere una cosa assurda? Sono entrato nel ristorante, c'era il cameriere che mi ha accolto e ho detto: salve, avete qualche tavolo disponibile? E mi risponde così. Io dico: vabbè, grazie, me ne sto per andare. Fa: no, fermo, abbiamo dei tavoli all'interno. E dopo mi ha spiegato che qui in Bulgaria il no nostro italiano significa sì, mentre quando muovono la testa su e giù significa no, quindi è al contrario. Non fatevi ingannare da questo, se vi scuotono la testa andate e divertitevi perché significa che hanno accettato. Sto per terminare questa prima giornata a Sofia e per ritornare in albergo sto percorrendo la Vitosha Boulevard, che è la strada principale del commercio a Sofia, dove troviamo tutti i grandi marchi, tra virgolette grandi marchi perché non è che ci sia chissà cosa, però troviamo tutti i negozi per lo shopping, sono tantissimi caffè, tantissimi restaurant e anche alberghi. Questa prima giornata è finita, mi dirigo in albergo, mi riposo un po' e stasera vado a mangiare il mio burger che troviamo a Sofia. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti quanti per la seconda giornata a Sofia. Questa città è molto piccola, quindi consiglio a tutti voi di venirci per un fine settimana, come sto facendo io. Venerdì, sabato e domenica è perfetto, perché comunque tutto è concentrato nella zona centrale. Invece Sofia potrebbe essere considerata come una destinazione a lungo termine nel momento in cui si è digital nomads. Io ho tantissimi amici che fanno questo in giro per il mondo, ossia parti con il tuo MacBook, con il tuo computer e ti sposti lavorando in internet da qualsiasi parte del mondo. Una cosa a tutti voi che volevo dire veramente importante: a Sofia c'è la connessione internet più veloce di tutta Europa, quindi lo fa un luogo perfetto per i digital nomads. Da non dimenticare poi che la vita qui costa veramente pochissimo. Ad esempio, con l'euro, un euro sono circa 0,50 monete locali, il lev bulgaro. E per fare un pranzo completo in un buon ristorante, mangiando bene, si paga soli 5 euro per un pranzo, anche due portate con una bottiglia d'acqua. Quindi,
Se siete digital nomads, valutate Sofia come località, perché non costa tanto, è una grande città e ha la connessione internet più veloce al mondo. Io adesso esco, inizio la mia seconda giornata, sta piovendo, speriamo che il tempo migliorerà. Ciao a tutti ragazzi! Durante il viaggio a Sofia non può mancare una bellissima destinazione, unica e particolare, lo Zensky Bazaar, o anche chiamato Mercato delle Donne. È il mercato più antico della città, non è fatto per i turisti, quindi è molto spartano, dove potete vivere e sentire i veri odori e i veri sapori della Bulgaria. Adesso mi sto dirigendo in quella direzione, oggi il tempo non è dei migliori, che sta piovendo, però la pioggia non mi ferma. Sono venuto per ripararmi dalla pioggia perché c'è il diluvio universale fuori. Il mercato è molto spartano, come dicevo, molto semplice. Sono posti al coperto, posti non al coperto, ma anche nelle parti coperte sta piovendo all'interno, quindi ve lasciamo stare. Siamo in Bulgaria, è completamente diverso, però apprezzo ogni singolo posto e le diversità che ci sono tra i vari luoghi. Quindi continuiamo il nostro giro e non so dove mi porterà perché veramente sta piovendo tanto, anche se il meteo dice che il cielo è soleggiato, grazie app dell'iPhone. Anche se la città di Sofia è molto vecchia rispetto all'Italia, ad esempio sui pullman sono molto avanti. Ogni sediolino a fianco ha due porte USB dove potete caricare i vostri telefoni o quello che volete voi. Guardate, a volte sono queste piccolezze che fanno la differenza.